Salve amici di Trevignone, sono ancora John Corner che vi parla dell'America. Sai, no, che ho fatto fortuna qui. Anzi, ho l'occasione per dire tante grazie proprio di cuore all'onorevole Mauretto Ottobre delle vostre bande, no? Che evidentemente che ha parlato qui di sto albergo e come era immamolà dopo mesi e mesi che ero qui, insomma, che ero ormai anche preoccupato perché dico chi è che paga il conto di sto albergo? Su una roba, Mauretto, mi ha dato un brazzalet di ferro con tutti questi illusori sopra. Beh, per quello, ecco, ho molto anche, insomma, fa anche la soffazione. L'unica roba è che mi domando, la chiave per quando ti fai il bagno, per quando si dorme, che si rovina anche, è un peccato, eh? Fate una puttina di Mauro. Per questa forza di star qui a non far niente la mattina alla sera, com'era, come non era, tutte le idee, le vei. E a me me ne viene una molto molto bella per dare un bel scorlone al calcio italiano. Le zoncamie che ormai sono tra scandali qui, scandali di là, insomma, che vuoi qualcosa di più spettacolare, anche che e sia più giusto, più corretto. E allora mi viene un'idea, cioè quella di far, dopo vi farò vedere anche i disegnotti, di far un calcio calcetto. Cioè vuol dire calcio calcetto, cosa vuol dire? Che ne è ancora giro sulle spiagge, nei bar, il calcio balilla che probabilmente sta a metà durante il fascio, calcio balilla che chiamano. No, proprio si tratta di... Ottima, chi è che... Amiche ed amici, scusate l'interferenza perché chi è sempre anche in America e te vedi dentro nei computer che ti porta via tutte. Allora, dicevo, far partire il pallone come se fosse un calcetto umano. So che gli enezza sulle spiagge con quei palloni gonfiabili fa delle robe uguali, però lì com'è la... Mi pare che sto tubo gli si attacca tutti lì, Pornhub chiederà come vuole, no, chi vai proprio ligai su sto pal, che ne scorreva da una banda all'altra, e deve buttarsi l'ori, cioè deve capire, far nare sto listone da una banda all'altra. Dopo gli è non dese, con schema che bollori, nel senso, uno vuole schierare dese attaccanti, e il portiere Andrio può farlo, però. Dopo se il ballon che lei di lei è grosso, che non rimbalza neanche a tanto, e si ferma dopo che non viene nessuno, gli deve venire l'abito e continuare a buttarla dentro, insomma. Però, pensate un attimo, è il discorso dei gol fantasma. Questa storia qui l'hai risolta tu, perché oltre la linea di porta, il ballon è cascato nella busetta e vai con il tubo no fuori e non puoi mettere le 50-100 lire come una volta per tirare fuori le balotte. La vedi fuori, la vedi giù, si va a tempo, insomma. Quindi si risparmieria sul computer, si risparmieria su tante robette, e a differenza di quei gonfiabili, che sarebbe proprio delle pareane di legno intorno, chiaramente gli spettatori delle bande e gli Edesbo, e gli occuperia un quarto, forse un po' di meno, del stadio, no? Come spazio, quindi si può giocare anche a quattro partite contemporaneamente, può mettere quel calendario che si sovrappone con l'Italia, chi e là, dove poi anticipi, si fa tutto insieme. Un'altra roba molto importante, e
se vede a piovere, si può fare una palestra, dopo di una basket, a pallavolo, anche lì, insomma, sì, non che sta tanta zen, ma eh? E, che vi dica, dopo anche il vantaggio che sti chi non è, non è a contatto, no? Quindi non si fa male, mi vai pagare per stare col jazz tutta la stagione, non vi ammoniti, non vi espulsi, perché insomma mi fai a darsi pugni, botte, eh. Certo, se uno si disliga da sta roba, da sto listone, ovvio che va a ammonire, espulso, perché insomma può fare il mate in giro come vuole. Insomma, niente che vi dica, mi la butto lì, la butto lì. Ah, Mauretto, ricordate la storia della chiave lì di sto bracciale, perché da fastidio, da per fastidio. Ma non è neanche a tante. Lei quando se ce lava, se va a dormire. Ma per il resto, è neanche carina. Amiche ed amici, ci metto giù, eh? Ah, ciao, smorza, ti dice, ciao Carlo, ciao, a letta vecchio, sì, dimmi, ma no, le vengo sulla T le idee, no, non parlare con Platini, no, non neanche col Blatter, no, ma che dice, ciao, dai. E invece sì, per l'otito che parlo mi, sta tranquillo. Ma sì, guarda che l'Aquila della Lazio, la vede ai miei posti, è originale dal Trentin, era lì in Piazza Dante, sua mamma, la Peppina, sì, la Beppa, come si chiama, sì, ti diciamo, ciao.